Si tratta del 19° catalogo, il titolo è Emozioni d'arte ed è una mostra interamente dedicata alla pittura emiliana. Ci sono in mostra 32 dipinti tra tele, tavole, rami, e il periodo che diciamo esponiamo è un periodo che va, questa volta inizia addirittura col 400 fino a finire con i Gandolfi, che sono tre pittori della fine del 700. E tra le opere di cui diciamo mi vanto di aver riportato in Italia, perché era sul mercato internazionale, è questa meravigliosa tavoletta alla mia sinistra dei fratelli Erri, che attivi a Modena nella metà del 400. Si tratta di un ritrovamento importante, già conosciuto agli studi, in quanto si erano dedicati agli studi di questa tavoletta già Longhi, Berenson, dando tutti svariate attribuzioni, perché è una problematica abbastanza difficile ad arrivare a quella che poi è stata definita la giusta attribuzione. E dal 400 passiamo e andiamo un pochino in avanti con questo meraviglioso dipinto di Bartolomeo Schedoni. Anche questo viene dall'estero, viene esattamente da un'asta internazionale, e pittore rarissimo, sempre attivo tra Modena e Parma, e qui siamo agli inizi del 600. Non dimentichiamo un dipinto veramente interessante, che è L'Ortolano, e che è un dipinto su tavola di Giovan Battisti Benvenuti, detto L'Ortolano. Qui siamo proprio agli inizi del 500, con questa bellissima e sbagliante Sacra Famiglia, con una conservazione veramente eccezionale. Saltiamo poi al 700 e non poteva mancare Donato Creti, che è sempre nei miei cataloghi. Donato Creti è una delle figure più importanti del nostro 700. Qui è una bellissima testa di Minerva, e del quale esiste anche il disegno preparatorio. È un nome importante per Bologna, Guido Reni. Siamo in pieno 600, 1630, con questa bellissima Madonna in preghiera, già nota agli studi, pubblicata da Stephen Pepper nella sua monografia inglese, e anche dal Salvi. Un ritrovamento importante, perché nascono diciamo insieme, è il bozzetto preparatorio di questo dipinto eseguito nel 700 da Domenico Maria Moratori, pittore che è attivo sia qui in Emilia e poi muore a Roma. È bello perché nasceva naturalmente prima il bozzetto con piccole differenze, e poi è stata eseguita la pala d'altare, probabilmente per una devozione privata, una piccola paletta. Dunque, come tutte le mie mostre, io cerco di fare un excursus della pittura emiliana, non tralasciando pittori che sono anche internazionalmente importantissimi, come Denis Calver, di cui è rappresentata questa meravigliosa tela, con anche una cornice straordinaria che nasce col dipinto, proprio tipica bolognese. I soggetti sono vari, e naturalmente le commissioni più importanti erano quelle sacre in passato, e quindi è evidente che ci sono numerosi dipinti sacri, però ci sono anche dipinti storici, come ad esempio questo bellissimo dipinto di Francesco Monti, che è Achille che trascina il corpo di Ettore. Questo è un soggetto molto accattivante, con colori smaglianti, tipici della pittura di fine 600, primi 700. Torniamo a una Sacra Famiglia di Orazio Sammachini, che lavora a Bologna proprio sul finire del 500, deliziosa, perché qui più che la Sacra Famiglia abbiamo invece una Madonna che ricama, e quindi intenta a uno di quelli che sono i lavori che facevano tutte le donne di un tempo, e quindi è molto bello anche vedere come dall'importanza della Madonna si arriva anche a una Madonna che lavorava e quindi che ricamava. La mostra inaugura oggi, che è il 22 ottobre, finisce il 22 dicembre, gli orari sono tutti i giorni dalle 10 alle 13, chiusura giovedì pomeriggio e domenica, nel mese invece di dicembre sarà sempre aperto il negozio.